Tris di Primi, con una vera leggenda in Argentina. È conosciuto come l'ombre del tango, è un grande ombre, è un ombrellone. Signore e signori, Enrique Brignao è il dragon de Dragona! E passiamo ora alle votazioni, il momento più emozionante. Chiediamo alla giuria di esprimere le proprie preferenze. Cominciamo dalla prima concorrente, Carolina Rei. Andiamo con la votazione. Vediamo, benissimo, 15 voti, ottima performance direi, piena di sensualità, piena di talento. Passiamo invece adesso al secondo concorrente, l'airone del quarticciolo, Lairo. Andiamo con la votazione. Niente, niente, nessun voto, purtroppo. Come nessun voto, voto per Lairo, purtroppo. Come nessun voto per Lairo, mi dispiace. Nessun voto. Nonostante questa esibizione piena di figlio. Mi dispiace. Passiamo invece adesso all'unico, l'inimitabile, l'eccezionale, il meraviglioso, il fantastico Enrique Brignao. Andiamo con la votazione. Ed è un trionfo! Posso, troppo buono, troppo, sta buono. Scommetto che è il programma tuo questo. scommetto così. A occhio. Ma che fai, rosicone? No, non c'è stato nessuno, ha votato. Ha fatto tutto lei. Ma non è vero, perché la mia la c'è fatta. Per favore. Certo, allora, certo. Allora, come si dice, l'importante non è partecipare, ma vincere. Questo si dice. Non era così. Adesso stanno brogli. Quale brogli? Sì. Ma che stava senza ballare, ma che stava scherzando? Allora, diciamoci la verità. Effettivamente, noi non siete qui per il ballo, perché non siete qui per il ballo. No? Io stavo qua per il ballo, invece. Ma eri venuto per un'altra cosa, devi pubblicizzare un'altra cosa, sei venuto per ballo. Vabbè. Che rosicore, guarda che. Ma chi è questo qua? Ma perché te lo porti appresso? Comunque va bene, adesso. Sì. Grazie ragazzi, voi in effetti eravate venuti per questo. Eccolo qua, vedi? Questa è la locandina. Tutti per Uma. Che bello rivedere una locandina nuova di un nuovo film per ritornare al cinema. Tu che cosa ci puoi dire, Carolina, di questo film? Intanto che esce finalmente il 2 di giugno al cinema. Diciamolo, al cinema! Al cinema! C'è Lillo, ci sono io, ma ci sono anche tantissimi altri attori. C'è Pietro Sermonti di Noa Brescia, regia di Susi Laude, bravissima. C'è Antonio Catania, cast pazzesco, un film corale, questo va detto. E ci sei anche tu. Ci sono anche io. T'hanno preso pure a te. Ma hanno preso pure a me. Purtroppo, per fortuna, sì. Un po' per pietà, più che per... Però poi, diciamo che... C'ho bisogno. Sono quelle cose lì. Una sorta di ristoro. La bontà della... di Susi, che mi ha voluto la regista. Senti, a prescindere, adesso scherziamo, chiaramente il film è molto divertente. Che ci potete dire un po' di trama senza spoilerare? Allora, è una commedia per famiglie, una casa in cui ci sono tutti maschi, anche due bimbi e un cane, e nella quale arriva una principessa a riportare l'equilibrio, quindi è una sorta di Mary Poppins 2.0. Io non ballo, giuro che non ballo. State tranquilli, non ballo neanche lui. È una favola. Parliamo però. È una favola. Il tuo personaggio dove si ride tanto. Il mio personaggio è molto figo. Molto figo. Modesti a lui parte. è il sex symbol del gruppo. Faccio sesso dall'inizio. Ma no, è per bambini. Non è vero, ragazzi, ti ho detto una stupidaggine. È un film per ragazzi, ma anche per i genitori che portano i ragazzi, fondamentalmente. No, sono vestito per tutto il film. Sono vestito. È un peccato perché, insomma, si perdono qualcosa. Sono stato il numero due. Senti, no, però, sottolineiamo il fatto che andiamo al cinema, quindi nelle sale, non a casa sul divano.
Quindi distanziamento. Distanziamento, mascherine ovviamente, però è importante questo anche per dare una spinta al cinema e alle sale. Andate a vederlo in sala, mi raccomando, perché il cinema ha veramente bisogno di questo. Quindi sì, noi lo scaricate dai siti pirata? No, quali pirati? I pirati noi non li abbiamo, dei Caraibi. Scherzo. Allora, li abbiamo lasciati ai Caraibi. Comunque sia, ricominciamo anche dal cinema, quindi noi ringraziamo i nostri ospiti. Grazie tante, Carolina. Grazie a te, Enrico. Grazie, Enrico. Gentilissimo di essere venuto. Ciao. Tutti per Uma, grazie.